Il comune di San Ferdinando di Puglia ha una nuova casa questa mattina all'inaugurazione di Palazzo di Città, struttura demolita e ricostruita nel giro di 2 anni, uno spazio moderno fortemente voluto dalla locale amministrazione comunale La Macchia sin dal suo insediamento nel 2012. Recuperati 2 finanziamenti regionali, sono partiti i lavori, un edificio accogliente e che risponde alle nuove normative in fatto di risparmio energetico. Al fianco del primo cittadino, il vice ministro dell'Economia Enrico Zanetti, l'eurodeputato Elena Gentile, il prefetto della provincia Bat Clara Minerva, il presidente della commissione bilancio della regione Fabiano Amati, il vicepresidente della provincia Beppe Corrado, numerosi sindaci del territorio. Ma direi una struttura che mi sembra bella, ottimale, e al di là di tutto devo dire che considero una fortuna e un onore essere qui a condividere questo momento importante di giusto orgoglio cittadino con tutti i cittadini di San Ferdinando di Puglia. Ad allietare la mattinata i cittadini del futuro, i piccoli alunni della scuola Montessori dell'Istituto De Amicis, una struttura per i cittadini, come ha spiegato il sindaco, e che dovrà fornire innanzitutto servizi alla persona. È la casa dei cittadini, una sede comunale nuova, siamo riusciti a farla in meno di 2 anni per dire che è un'amministrazione che ha funzionato e che funziona. Poche opere pubbliche, uno stesso sindaco le progetta e le inaugura. Noi ci siamo riusciti, grazie anche alla struttura tecnica che abbiamo e alla buona volontà che ci abbiamo messo tutti quanti. Spero che la gente possa apprezzare lo sforzo fatto finora.